Riccardo Fancellu, racconta un po' quanto siete contenti, avete raggiunto questa terza finale negli ultimi 5 anni, l'Ossese quindi non fallisce mai questi appuntamenti, gara difficile, siete andati in vantaggio, subito pareggio del Budoni, potevate chiuderla, potevate subire 2-1, alla fine festeggiate bene. Sì, siamo contentissimi, abbiamo affrontato una squadra forte, molto forte, e quindi giocare la gara di ritorno fuori casa sicuramente non è mai facile. Siamo stati bravi ad avere la testa giusta per affrontare la gara. Siamo contenti del risultato. La terza finale in 5 anni, quindi speriamo vada come le altre due. Ecco, infatti, e va giocata esatto. Però con la stessa testa in cui abbiamo giocato questa semifinale. Senti, è importante per voi anche aver eliminato il Budoni, vi serviva anche per voi per prendere più consapevolezza della forza che c'è? Sì, sicuramente quando vinci con squadre così ti dà una grossa mano anche a livello dell'umore, diciamo, dai. L'autostima, esatto, perché comunque il Budoni ha fatto una squadra per vincere il campionato, non si nascondono, quindi batterli è sempre un piacere e bello. Senti, è ovvio che avete la finale vi può aprire quella famosa porta per la Serie D, voi ci siete andati molto vicini nell'altra edizione quando siete stati eliminati al Barletta in semifinale, però in campionato non si molla, no? No, adesso innanzitutto va giocata prima la finale e nel caso certo dopo vedremo se andare fuori o no, però certo prima va vinta quella. Però il campionato sicuramente non è una cosa da sottovalutare, nel senso siamo lì e dobbiamo continuare a mille anche lì. Ecco, magari vi fermate visto che giocate poi con San Teodoro. Potremmo rimanere anche qua, ma forse bisogna tornare un po' a casa anche per riposarsi. Senti, racconta invece un po' questi duelli in difesa, poi nel finale stavano spingendo, c'era prima Capai, un cliente tostissimo, è entrato Mesina che sta riprendendo la grande. Sicuramente loro hanno due grandi attaccanti per questa categoria come Capai e Mesina, quindi marcarli non è mai un compito facile, però diciamo è andata bene questa volta. Chiudi questa gara con la fascia al braccio, sempre una bella sensazione, no? Perché poi vai a festeggiare con quella fascetta rossa dai tuoi tifosi. Sì, è bella avere la fascia al braccio, poi ascolto per me che sono di Osi, cresciuto nelle giovanili, una bella cosa, dai, mi fa molto piacere e sono molto contento. Grazie Riccardo, tanti complimenti. Grazie mille.